Messina, poi di Paceco, con un Messina che veniva da problemi societari, Paceco comunque solo sul calcio di rigore. Oggi comunque l'abbiamo vista soffrire in campo, è riuscita a pareggiare solamente con un'uscita appunto di D'Agostino, e forse qui forse viscono le speranze della Nocerino di agganciare il futuro. Questo non esiste, perché il campionato c'è tutto un giorno di ritorno e questo non esiste. Io che oggi, tu hai detto quello, io credo che abbiamo subito un gol sull'unico tiro in porta, la partita l'abbiamo fatta sempre noi, abbiamo avuto diverse occasioni per andare in vantaggio prima, quella di Russo nel primo tempo, quell'altra di Matino sulla mischia, quell'altra di Silvestro sullo 0-0 e l'altra ancora di Russo sull'1-1. Quindi la squadra ha lottato, ha tenuto bene il campo, ha fatto tutto quello che poteva fare, i giocatori hanno messo come sempre anima e cuore, quindi io allora non posso rimproverare assolutamente nulla. Dalla sua esperienza, come si spiega questi risultati, diciamo, non brillanti in trasferta, mentre in casa comunque ne ha vinte tutte e pareggiato con Vicenza? Come si spiegano? Si spiegano che ci sono anche delle circostanze, molto probabilmente ancora non abbiamo qualche problemino, però non è che fuori casa abbiamo fatto disastri, perché due partite le abbiamo vinte, altre tre le abbiamo pareggiate, quindi non abbiamo la media di una squadra che può vincere un campionato, però c'è un giro di ritorno intero. Dove speriamo, visto che tu mi fai sempre queste domande, di avere una rosa ampiamente sempre presente, perché anche oggi mancava parecchia gente, quindi è dall'inizio dell'anno che abbiamo questa di fare le squadre sempre con emergenze assolute, e quindi non abbiamo ottenuto per ora quello che abbiamo fatto, però come ho sempre detto, la squadra non è che è venuta qua e si è fatta una vacanza, è venuta qua, ha lottato su ogni palla, ha cercato in ogni situazione di vincere la partita, perché anche se l'1-1 abbiamo continuato a spingere fino alla fine, ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti, però non mi sembra che la squadra oggi, parlo di oggi non di altre partite, abbia demeritato o abbia ha raccolto meno di quello che ha seminato, però mi sembra che la squadra abbia dato tutto quello che poteva dare. Grazie. Prego. Domande? Mister, la squadra appunto, come diceva lei, ha raccolto quello che meritava, è stata una gara povera di spunti, almeno dal mio punto di vista, da una parte e dall'altra. Parlo, la Gerbi sono andata essenzialmente a difendere, si è chiusa con tanti uomini dietro la linea della palla, e la Nocerina, anche complice la pioggia, ha forse no, fatto la pioggia, fatica. La pioggia non c'entra, no, assolutamente. Diciamo che una squadra che giocava la palla a terra, quando piove è inevitabilmente. No, ma abbiamo avuto qualche problema, perché però credo che le azioni le abbiamo prodotte, abbiamo non in maniera esagerata, però abbiamo avuto sempre la gestione intera della partita, quelle occasioni che ci erano capitate non siamo riusciti a sfruttarle, e non abbiamo concesso, però giocando quasi sempre costantemente in fase offensiva, non abbiamo concesso mai ripartenze a loro, e quindi credo che su quel piano là hanno fatto bene. Poi è normale che quando vieni qui per vincere e non vinci c'è sempre qualcosa da ridire, questo quindi mi sembra abbastanza normale, quindi tutti quanti noi siamo molto amareggiati, perché abbiamo cercato di dare tutto quello che potevamo, l'abbiamo fatto, non ci siamo riusciti, però non può passare questa come una prestazione negativa, nient'altro, mi sembra che una prestazione del tutto dignitosa, sempre con quello che ho detto, con le tante assenze che avevamo, abbiamo recuperato in ultimo, l'ho messo proprio per tentare il tutto per tutto, Vidola, che ha fatto tre allenamenti in questa settimana, da un mese che non si allenava.
Mister, il calciomercato è ufficialmente iniziato, lei ha perso due pedine, Coppola e Liccardi ufficialmente, Coppola non lo è ancora. Ovviamente ne abbiamo perso un po' di altre, perché Barcellona, Vanagore... No, io parlo del mercato, non dico... No, dicevo, ne abbiamo perso altre altre, perché questi giocatori hanno... problemi molto seri, perché due saranno operati e uno rischia un'altra operazione, perché anche Barcellona ha un ginocchio con un crociato sfilacciato, quindi il problema grosso ora non è solo i grandi, anche i piccoli, perché come il 99 non abbiamo più niente. Ecco, a tal proposito, visto il 4-3-3 che lei ha schierato oggi e che ne abbiamo già parlato, potrebbe diventare una soluzione. Non so, potrebbe essere anche, si potrebbe andare a cercare anche un centrocampista di spessore, ma under, proprio per ovviare al problema degli under in quella zona del campo. Ah, credo, queste sono le indicazioni che ho dato proprio su queste basi qua, perché in questo momento... dobbiamo ridisegnare una squadra che era stata disegnata con gli under che avevamo. Ora qualche under sarà fuori per parecchio tempo e quindi sarà un problema, e in più vanno sostituiti i due attaccanti, l'attaccante che non abbiamo avuto, una punta centrale che non abbiamo mai avuto, perché Liccardi per i problemi che ha avuto non è stato mai utilizzabile, è un centrocampista che sia poi giovane o di esperienza, comunque se dobbiamo insistere col 4-3-3 è normale che anche lì nel mezzo, per poter giocare con tre grandi davanti, serva un da impiegarlo in un altro ruolo, e quindi l'unico ruolo che rimane è quello, se non vogliamo giocare dietro soltanto con un esperto. Mister, tornando sulla partita, ma innanzitutto soprattutto sul campionato, è vero la Nocerina, come lei ha detto, è una squadra di grande carattere, diciamo, anche oggi comunque non era facile recuperare dopo un Eurogol arrivato quasi, diciamo, un gol anche abbastanza fortunoso, possiamo dire. No, stanno bravissimo, perché sono gol che, diciamo, ha fatto, appunto, ha dato merito a chi l'ha fatto. Di che ha fatto, sì, vabbè, questi sono momenti dei campionati in cui a noi ci gira tutto all'incontrario, e quindi quando ti gira tutto all'incontrario questi gol è facile subirli, non è facile farli, perché se era un momento determinante in cui ci girava tutto quanto bene, può darsi che l'ultima puntata di Russo andava in porta. In questo momento noi dobbiamo per ottenere due dobbiamo dare 10, e quindi e le altre squadre contro di noi basta una mezza occasione, che poi un'occasione non è quella, perché è stata letteralmente inventata dalla bravura di questo giocatore che ha calciato laddove è impossibile poi arrivarci. Mister, proprio parlando del carattere, diciamo, della squadra al quale mi aggancio per la domanda, quanto carattere ci vorrà, quanta forza ci vorrà per poter recuperare uno svantaggio che sta incominciando a diventare piuttosto preoccupante, quello rispetto al Torino, soprattutto se consideriamo che fra non molto ci sarà lo scontro diretto. Beh, questo potrebbe essere una cosa positiva. Io ho quello che posso dire, ma non per cercare chissà cosa, posso dire che io ho perso un campionato con il Palermo nel primo anno, dove eravamo sempre in testa, dove abbiamo girato credo a 13 o 14 punti, non 10, dalla Fermana, e poi alla fine ha vinto la Fermana con un punto su noi. Il giorno di donna ha fatto l'impossibile, l'ha fatto l'Arzaghena l'anno scorso, ha girato da quarto o quinto in classifica, il giorno di donna ha fatto 42 punti e ha vinto il campionato, quindi dico questo non sarà facile, però noi abbiamo il dovere e il diritto di provarci fino alla fine.
e come dici te abbiamo uno scontro diretto e su quello scontro diretto dobbiamo andare a costruire tutto quanto la nostra stagione. Bisogna vincerlo. E per forza, bisogna, se i risultati fossero andati in maniera diversa oggi, molto probabilmente poi bisogna vedere cosa faranno domenica loro, cosa faremo domenica noi. Quindi è tutto da valutare. Io dico che noi in questo momento, nonostante io non possa rimproverare niente a nessuno, perché non me la sentirei di rimproverare qualcosa ai miei giocatori sul lato, quello che posso, che ho sempre detto, sul lato di dare tutto sempre per la causa, però è anche vero che in questo momento ci manca un po' di qualità, dobbiamo trovarla, dobbiamo trovare soprattutto un organico che ci permetta di fare un campionato ora ancora più difficile. Ritornando a queste ultime parole, un organico che ci permette di fare un campionato diciamo diverso, lei si aspetta qualche rinforzo in particolare per l'incontro, per lo scontro diretto con Torino? Ma io l'ho già detto in conferenza l'altro giorno, io mi aspettavo già questa settimana e mi aspetto quest'altra settimana, cioè, ma io non faccio nel mercato né assolutamente niente. Io credo che quello che è all'occhio vostro, all'occhio mio, all'occhio di tutti, quindi che la squadra in questo momento abbia dei problemi di organico credo che sia evidente. Perché? Perché non abbiamo giocatori a disposizione, ma questo l'abbiamo avuto, ripeto, da Messina ha cominciato, non è che ha cominciato adesso, è normale che a lungo andare poi aumentano, anche perché chi sta giocando gioca sempre e giocando sempre la brillantezza che poteva avere all'inizio via via la perdi. Se invece magari puoi alternare giocatori, quella brillantezza, soprattutto io parlo del reparto offensivo, quello che più mi interessa, perché noi, nonostante, come hai detto te, io non so oggi, ma credo che nonostante abbiamo raccolto poco fuori casa, però siamo a oggi eravamo la miglior difesa del campionato. Io non so oggi, ma credo che abbiamo preso un gol, non è che abbiamo preso una cadella, credo che saremo sempre là, quindi credo, però abbiamo realizzato meno di quello che dovevamo realizzare, soprattutto per un abituato come me, che la differenza semmai era più in negativo nelle reti subite e non in quelle fatte. Noi ci mancano dei gol e con quei gol che ci mancano molto probabilmente corrispondevano a punti, e quindi è normale che dobbiamo rafforzarci là.